Beh? Qualche problema? Oh, caporale, che si dice? Ehi, sergente. Ehi, che posso fare per te? Questa è un'arma. Sì, ok. Vedi? Questa è roba di prima qualità, fidati. Niente, eh? Ci vediamo, caporale. Ehi, dormi sempre con un occhio aperto. Caporale, come stai? Sergente, come butta? Ci hai dato dentro, eh? Non ho altro. Va bene. Sì, caporale, occhi aperti. Caporale! Ehi là, sergente. Sì, ok. Caporale, ci vediamo. Ehi, tu non dovresti essere qui. Sara. Sì, mettilo sul bancone, ok? Mi dispiace, ma a volte è tutto molto frustrante per me. Posso capirlo. Mi serve un altro modulo di richiesta. Sai cosa? Non voglio darti nulla stavolta. Cosa? Perché? Perché voglio venire con te. Andiamo. Vieni, soldato. Vediamo se tieni il passo. Certo, quando è stata l'ultima volta che sei uscita in missione? Nell'incubo, intendo. Ehi, guarda che sono andata a cercare provviste, come tutti. Ma sì, è passato molto tempo. Almeno hai una moto. Sì, ma preferisco venire con te questa volta. In questo modo sono sicura di non perderti. Sì, signora. Piantala con... Ehi, sei già stato nell'arca? Le grotte, sì. Mi sono fatto un gran tour appena arrivato con il colonnello in persona. Beh, devi ammettere che hai i suoi meriti. Per la visione generale, almeno, le scorte, le regole, la programmazione. Sì, glielo concedo. Quest'isola è una fortezza. Niente e nessuno può entrare senza combattere. Esatto. Ecco, la mia tenda.
Wow, bel posticino. Ha quel tocco femminile. Sì, lo so. Ma non entro quasi mai in questa tenda. Dormo su una branda in laboratorio. Ma guarda, questa può tornare utile. Me l'ha regalata Matt quando mi sono arruolata. Matt? Il colonnello. Dai, Deacon, è solo una pistola. Vieni, di qua. Voglio farti vedere una cosa. Ti seguo. Quando sono arrivata qui, la milizia aveva tagliato quasi tutti gli alberi dell'isola. Ho chiesto a Matt, al colonnello, di salvare l'ultimo. Ah, sì? Ok. Scusa, perché? Dopo il matrimonio siamo venuti qui a Crater Lake, ricordi? Un weekend in moto. Ah, sì, me lo ricordo. Ricordo di aver pensato. Dopo l'eruzione del Mazama, la lava si è freddata. Ha formato il suolo e sono cresciuti gli alberi. Ma quanto tempo è servito? Quando ce ne andremo da questa fottuta isola, alla fine, voglio che sia rimasto almeno un albero. Ascolta, questa gente se ne frega. Io sono stato nella zona morta. Senti, il colonnello pensa solo a vincere la guerra, ma se faccio la mia parte, non avrà più bisogno di distruggere tutto. Che c'è? No, niente, solo... Lascia perdere. Reggiti. Reggiti forte. Mi ricordo. C'è un college universitario a est, vicino alla superstrada. Hai presente? Sì, sì. Per far prima prendiamo il ponte a sud. Andiamo! Ok, una domanda. Tutta quella roba, il lievito, il silicato... A cosa serve? Sto lavorando a un composto antivirale. Per debellare il morbo devo isolare il virus che causa la mutazione cellulare. Ok. Perché sei ancora qui? Perché non hai ancora completato il percorso a ostacoli? Ti piace tanto? Vuoi ripeterlo ancora? Eh? Accomodati, principessa! Agli ordini! Posso chiederti una cosa? Dopo quella notte a Farewell, cos'è successo? Voglio dire, come siete scappati? Beh, abbiamo rischiato grosso. Dopo la fuga dei federali, i superstiti hanno allestito dei posti di blocco e si sono messi a sparare a vista. Alla fine, non so come, siamo arrivati al campo profughi. Credevo di trovarti lì, ma c'erano solo furiosi. E anche negli altri, stessa storia. Nessun sopravvissuto. Un inferno ovunque. Nel giro di una settimana, la valle è sprofondata nell'anarchia. La gente si ammazzava per un tozzo di pane, a volte anche senza motivo. Fortuna che io e Boozer siamo rimasti insieme, ma non ce l'avremmo fatta. Boozer? È ancora vivo? Dov'è? Che cosa gli è successo? Sì, è vivo, ma è in un campo a nord. Non può guidare perché ha perso un braccio, ma... Sì, almeno è vivo. È una splendida notizia e... Scusa, mi spiace di non avertelo chiesto prima. Non preoccuparti. Ok, tocca a me. Senti, forse ti sembrerà stupido, ma quella notte a Farewell, il mio anello dei Mongrel, ce l'hai ancora? Deacon, mi dispiace. È una regola del colonnello. La milizia confisca tutti i gioielli a chi si arruola. Fondono l'oro e l'argento. Gli servono per un progetto di Weaver. Non ricordo neanche cosa diavolo sia. Mi dispiace tanto.
Dai, no, non è un problema, era solo per sapere. Non importa. Dovrebbe essere questo. Sei già stata qui prima? Una volta, prima di... sai, a una fiera. Dovevo presentare le eccitanti opportunità di carriera per i biochimici. Dio. Cosa? Niente, ma... sarebbe stato meglio un seminario su come sopravvivere alla fine del mondo. Andiamo. Da qui non si passa. Facciamo il giro. No, aspetta, posso aiutarti a salire. Pronta? Sì. Ah, ci sei? Ci sono. Ok, attento alla testa. Ok. Gesù, che è successo qui? Questo è uno dei primi campi per superstiti. Non sapevano ancora che le orde vanno matte per le superstrade. I furiosi l'hanno invaso poco dopo. Deve essere completamente infestato. Già. Sai già dove andare? Sono stata qui solo una volta, ma il Dipartimento di Scienze dovrebbe essere laggiù. Aspetta un attimo. Che c'è? Beh, stiamo attenti, non sappiamo neanche cosa ci sia lì dentro. Sì, che lo sappiamo, un branco di larve. No, dai, meglio fare il giro. Da qui non si passa. No, beh, chi si è nascosto qui si era barricato alla grande. Guarda qui, la porta è chiusa, ma non sembra barricata. Puoi forzarla? Aspetta. Sì, forse. Credo di... fatto. Una passeggiata. Da qui, via libera. Arrivo. Vieni, dammi una mano. Sì, aspetta. Ok, pronta. Spinge. Sei pronta? Sì, andiamo. Oh, merda, dentro, dentro, dentro. Cos'è? Oh, cazzo. Già. Ok, ci serve un'altra via. No, aspetta un secondo, un secondo. Ce la facciamo. Cosa? Ce la facciamo. Se usciamo allo scoperto ce li attiriamo contro a vicenda, quindi... vediamo perché... perché non sarei qui per fornire fuoco di copertura. Fai fuori gli infetti isolati e io penso al resto. Ma sei davvero sicuro? Sì, ho una strategia collaudata. Però tu non smettere di sparare, ok? Dico. Quando sarò uscito... chiudi bene la porta. D'accordo. Sì, puoi scendere. È finita. Stai bene? Oddio, ce la siamo vista brutta. No, tutto sotto controllo. Gli spari li attireranno.
quel punto saremo già lontani. E adesso? Non lo so. Hanno messo in piedi delle difese, niente male. Vediamo se c'è un buco in queste pareti, un appiglio per salire. D'accordo, io cerco qui. Potrebbe servirmi. Niente? No. Ehi, vieni qui, c'è una finestra aperta. Arrivo. Ce la fai? Sì, sì, ce la faccio. Aspetta, vado a cercare qualcosa. Oh, Sara! Un attimo, devo trovare qualcosa da tirare giù. Oh, merda! No, Deacon! Oh, merda, merda! Accidenti! No, mi serve qualcosa per arrampicarmi! Entra. Oddio, perché stiamo ridendo? Non lo so. Ma in fondo cercavi sempre di convincermi a tornare a scuola, ricordi? Oh, certo. Alla fine ci sei riuscita. Meglio tardi che mai. Ok, grazie. Pronto? Mm-hmm. Andiamo. Va bene. Questa volta vado prima io. Sì, signora, agli ordini. Sembra che qui sia scoppiata una bomba. Già, potrebbe anche essere. Vieni, forse possiamo passare da qui. La porta è bloccata. Lascia, proprio. No, aspetta, ce la faccio. Vedi, te l'ho detto. Visto? Lo dicevo. Ce la faccio. Sì, sì. Non male. Grazie. Ma non... Vuoi proprio fare a meno di quel macchinario? Andiamo, manca poco. Non possiamo arrenderci ora. Era solo una domanda. Eccomi.
Ora sappiamo come sono entrati i furiosi. La gente non sapeva proprio parcheggiare. Sembra sicuro. Merda! Altre barricate e sono ovunque. Guarda gli edifici. Vedo il dipartimento di scienze, è laggiù. Hanno solo superate le barriere. Ehi, un'altra finestra aperta. Ok. Vieni, ti aiuto io, come sempre, ma questa volta. Non metterci troppo a trovare qualcosa per salire. Esatto, brava. Fatto. Ok, aspetta lì. E cerca di non attirare altri erranti, intesi? Sì, d'accordo, farò del mio meglio. Sara! Sara! Lasciami! Maledetto bastardo, mollami! Era ora. Sara, resiste! Andiamo! Andiamo! No! Oh, no! No, no, no! Oh, Sara! Cristo, Sara! 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 No, ti prego, no. Sara! Sara! Dove sei? Perché non rispondi? Se ti è successo qualcosa... Sara! 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 Erano davvero una marea. Continuavano ad arrivare. Stai tranquilla. No. Va tutto bene, è passata. Dai, andiamo. Sto bene. Forza, ci siamo quasi. Il Dipartimento di Scienze. Sì, a vederlo sembra quasi che qualcuno abbia cercato di barricarsi dentro. Forza, cerchiamo di entrare. Cura di stare bene? Sì, ho già ucciso altri furiosi. No, lo so, è solo che... Dicono, sto bene, andiamo. Vediamo qui, puoi aprirla. No, è bloccata dall'interno. Facciamo il giro. Deve esserci un modo per entrare. Te l'ho detto, qualcuno le ha chiuse dall'interno. Dobbiamo controllarlo. Non si apre. Chiusa a chiave. Maledizione. Ehi, calma, è bloccata dobbiamo... come le altre. Un altro modo. Oh, merda. Un attimo. Ferma, aspetta un secondo. Oh mio Dio.
sono larve. Sono dentro. Se quelle larve sono entrate, deve esserci un varco sul tetto. Andiamo. Ehi, qui il tetto è più basso. Già, ma non sappiamo ancora come salire. Sara, vieni. Aiutami a spingere, possiamo usarla per salire. Ok. Pronta? Sì. Ok, spingi. Così può andare? Sì, sì, aspetta. Ci sei? Sì. Ok, tieniti pronta. Le larve danno di matto se qualcuno invade il loro territorio. Non sai quanto mi dispiace uccidere i più piccoli. Come? Che intendi? Quello che ha coltellato? Mai non mi ricordo. Questo era l'ultimo. Ti piace, vero? Cosa, uccidere larve? No, ma devi ammetterlo, sono una bella grana. Su questo non ci piove. Aspetta, dammi la mano. Ok. Piano, con calma. Ce la faccio. Piano. Oh, oltre a essere una grana, puzzano di merda. Prova a vivere come loro e vediamo quanto puzzerai tra 2 anni. No, no, grazie. Dove stiamo andando? Proviamo in queste stanze. Beh, la centrifuga deve essere qui, in un laboratorio, un'aula di lezione. Io non capisco. Non ci sono fori di proiettile o segni di qualche violenza. Cicuta. Cristo. Eccola lì. Quella è la centrifuga che cercavi. Sì, è lei. Forza. Ok. Forse avrei fatto meglio a nascondere la moto. Ok. Diamoci dentro. Attacca.
direi che è il momento giusto. Andiamo. Ok. Ok, l'ho presa. Andiamo. Deacon, stai giù. Sì, ok. Oh, altre larve. Ma stanno sparando. Ora sei mio. Come stai? Non mi lamento. Grazie. Potrei incendiarli. Vieni, prendi! Via libera, andiamo. Aspetta un attimo, devo prendere la... Ok, ok. Sì, l'ho notato. Queste le prendo io. Ce ne sono altri, molti altri. Dobbiamo liberarcene se vogliamo arrivare alla moto. Hai ancora i fumogeni? Sì. Da qui si vede l'intero parcheggio. Guarda dove vado e lancia le granate davanti a me, capito? Certo. Ok, si comincia. Sto muovendo. Mi muovo di là. L'ha ucciso. Ho visto qualcosa. Coraggio, dai, dai, dai! Via, da lì in mezzo! Sul fianco! Di nuovo, copri!
Andiamo! Mi sto muovendo! Per un soffio. Esci fuori! So che sei ancora lì! Guarda che ti vedo! Ci sono! Non scappa! Mi muovo! Deve morire! Finiti! Resta lì! Basta il fuoco di copertura! Faccio io! Esci fuori, stronzo! Perché non ti muovi, eh? Mi è rintanato! Avanziamo! Peccato! Uccidiamolo! Quello era l'ultimo, credo. Ok, aspettami lì. Arrivo. Sarà utile. Stai bene? Se io sto bene. Ma che ti prende? Non lo so, pensavo a quando ci siamo conosciuti. Hai sparato con la mia pistola per spaventare quei bifolchi e tremavi di paura. Beh, è cambiato molto da allora. Sì. Forza, andiamocene da qui. Cosa
Ti è successo, Sara? In che senso, scusa? No, ascolta, lo capisco. Il mondo è cambiato, i nostri amici sono morti. Questo non spiega. Non spiega cosa, dico? Perché i soldati mi chiamano la strega di Wizard Island? Senti, non me ne frega un cazzo del nome, io... Non mi è successo niente di diverso dagli altri, è la stessa storia di tutti. Sì, ok. Se lo dici tu. Vieni, da questa parte. Posso ringraziarti? No. Ok. Voglio solo che tu sappia che questo è importante per me. Non ci dico.